Progetto espositivo dal cuore alle mani è una mostra inedita, oltre che per quanto riguarda i contenuti siamo davanti a un formato inedito, perché l'idea di lavorare su una serie di intrecci, cultura e moda innanzitutto, il mondo del design della moda si accosta a dei riferimenti culturali portati sulla scena attraverso questa mostra in una maniera veramente magistrale. E questo è un progetto che è possibile grazie a un lavoro corale, a un lavoro condiviso, del quale ringrazio le persone che insieme a me al tavolo oggi, oltre a Domenico Dolce, a Stefano Gabbana, che ho già citato, hanno portato avanti, ognuno con la estrema dedizione, come ho detto in apertura, ognuno con dei team qualificatissimi. Sono molto colpito, lo dico davvero con un plauso, per la qualità dei gruppi di lavoro, dei team, dei professionisti, dei tecnici che hanno capito la dimensione di questo progetto. È una macchina complessa questa mostra, una macchina inedita e davvero complessa, che spero vi stupirà come ha stupito noi nel suo svilupparsi, nel suo diventare realtà. Dicevo, è un progetto inedito perché insiste su delle soglie, degli intrecci, come ho detto prima, e sono l'origine del lavoro di due grandissimi stilisti, di due figure celeberrime nel settore della moda e del costume. E quando Domenico e Stefano mi hanno interessato di questo progetto, quando hanno guardato a Palazzo Reale a Milano come il punto di partenza di una serie di attività, di mostre, di puntate internazionali, come da Milano parte, ma proseguirà in altre capitali internazionali. Quando hanno pensato a Palazzo Reale mi hanno subito sedotto con l'idea di lavorare sulle origini, sulle radici del loro lavoro, del loro modo di fare costume, del loro modo di fare moda, con l'idea che potessero essere i riferimenti più autentici del loro lavoro ad essere messi in mostra e poi di conseguenza l'output di questo processo intellettuale creativo, ovvero gli abiti che vedremo e che vedrete esposti negli ambienti monumentali di Palazzo Reale. Ma partire dalle origini vuol dire partire dall'opera, grande passione degli stilisti, vuol dire partire dalla cinematografia italiana. Il Gattopardo è un assoluto protagonista della mostra che presentiamo questa mattina a Palazzo Reale. I miti greci sono chiaramente, nelle loro dimensioni plastiche, corporee, tutte quelle che sono le figure iconiche della Grecia antica, sono fonti di ispirazione straordinarie. La Sicilia, ovviamente, la terra amata come nelle cromie, nei colori, in questa straordinaria esposizione di riferimenti che poi hanno influenzato, e vedo un pubblico qualificatissimo che conosce a fondo la serie enorme di collezioni che hanno distinto Dolce & Gabbana, hanno, dicevo, questi riferimenti anche alla terra siciliana che hanno poi contaminato e reso speciali le collezioni dei due stilisti.
Già dall'inizio l'idea era già abbastanza chiara, cioè era quella di raccontare un grand tour, una ricerca di cose, una ricerca sostanzialmente dei costituenti primigeni, no? Dei principi attivi che poi hanno mosso sostanzialmente la loro creatività. Chiaro che questo viaggio, no? Che va, come dice il titolo stesso della mostra, dal cuore, che è la sede dei sentimenti, è la sede delle emozioni, è la sede, diciamo, anche delle idee, a che cosa? Alle mani. Alle mani intese nel loro senso anche etimologico, no? Perché mani in sanscrito voleva dire costruire, edificare, realizzare. Questo unire nello stesso momento, diciamo così, la parte creativa, diciamo così, con la parte manuale. Pensate all'influenza che per esempio ha avuto il barocco siciliano, Giacomo Serpotta, no? Con tutti questi stucchi bianchi che hanno un riflesso nei loro abiti. Quello che è stato la grande arte rinascimentale barocca, come si è trasformata nei loro abiti. Per non parlare poi dell'aspetto, diciamo, della devozione, che è assolutamente visibile nelle loro creazioni. E poi alle fantasmagorie, che ne so, dei mosaici bizantini. E quindi poi farete dell'opera lirica, ci sono tante delle divinità olimpiche greche, quante fonti di ispirazione ci sono. Quindi è un viaggio così. A me è piaciuto concludere il mio testo citando la grande scrittrice americana Edith Wharton, che nel 1921 peraltro vinse il premio Pulitzer, che si faceva questa domanda, dice: ma ha senso starsene altrove quando si sarebbe potuto stare in Italia? Mi domandava. Questa mostra è un messaggio, innanzitutto è un messaggio di vita personale di Domenico Dolce Stefano Gabbana a una città, Milano, perché Milano è dove tutto è cominciato per un ragazzo che veniva dalle Madonie in Sicilia e un ragazzo che invece apparteneva al mondo del Lombardo-Veneto. Quindi c'è da dire che Dolce Gabbana in poche parole hanno riunito l'Italia e l'hanno riunita in una città che ha dato tantissime opportunità a tantissimi italiani che venivano da diverse parti appunto del paese. Un secondo messaggio è chiaramente molto importante, quello che è il patrimonio culturale e artistico italiano, cioè l'alta moda, l'alta sartoria, l'alta gioielleria di Dolce Gabbana si sono svolte a Venezia, a Firenze durante il Covid, a Como, a Napoli, a Palermo, a Siracusa, in Puglia l'anno scorso. Il terzo messaggio d'amore è invece verso proprio il saper fare, perché se è vero che il cuore pulsante, la passione dei due artisti e diciamo il momento in cui tutto nasce, è vero che poi la realizzazione, le mani vere e proprie degli italiani non erano uguali in tutto il mondo. E durante la mostra vi renderete conto, scusate, che non c'è niente di autoreferenziale, cioè vengono presentate proprio alcune realtà, ne cito alcune, spero di non far torto alle altre, dagli specchi Barbini di Venezia, al mosaico Orsoni, ai lampadari Baroviere Toso, agli artisti siciliani che hanno costruito a mano l'intera stanza dedicata alle tradizioni siciliane con la pietra larga, tutte fatte a mano, che è veramente uno sforzo incredibile. Un altro messaggio importante che tengo a sottolineare è quello che viene trasmesso ai giovani. All'ingresso della mostra, vedrete, ci saranno esposte proprio dalla piazzetta antistante Palazzo Reale fino a tutto il percorso che porta alla mostra stessa, 6 opere straordinarie di altrettanto straordinari 6 artisti appunto digitali che mixano sapientemente tecnologia, arte, genio e italianità.
I hope the exhibition will manage to capture both Dolce & Gabbana's Baroque flamboyance and the energy of the company and the way it operates, as well as the fashion house's unique approach to unconventional luxury, sensual and elegant, but humorous, irreverent, and at times subversive and provocative. We hope this first ever full-scale exhibition of Dolce & Gabbana's one-off Altimoda, Sartoria, and Jewelleria collections will appeal to existing fans and new, wider audiences alike, giving both the opportunity to experience these exquisite and rare one-off creations that are lovingly conceived, crafted, and inspired by Italian arts, culture, and artisanal crafts, authentically evoking, if you like, La Dolce Vita in all its forms. I hope it will also give audience a great once-in-a-lifetime insight into what it might be like to be sat in the front row of one of Dolce & Gabbana's extraordinary Altimoda, Alta Sartoria events. More is more is more. Io vi dico semplicemente qual è un'impressione personale, perché si fa una mostra, perché si decide di studiare un autore, perché si decide di andare all'opera, perché si va a una sfilata. Se si va al di là di ciò che appare è perché vogliamo capire che cosa c'è nella mente degli autori. Questo è per me l'aspetto più affascinante e audace della ricerca. Che cosa c'è in quella testa? Che cosa vuole esprimere con questo colore, con questo taglio, con questa nota, con questa pausa, con questo silenzio? Ebbene, questa mostra ci aiuta a entrare in quello che è il grande immaginario di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Un immaginario che è profondamente radicato nella tradizione di Sicilia, contesto italiano e anche nella nostra tradizione. Forse uno straniero fa fatica a capire cosa sia una devotion bag, o forse a vedere l'incipit della grande sfilata a Siracusa non ha capito molto dell'incontro della Vergine col figlio risorto che magistralmente hanno messo in atto davanti alla cattedrale di Siracusa. C'è un grande immaginario e questa mostra ci aiuta a entrare nel grande caleidoscopio della mente di Stefano e di Domenico. E siamo molto grati, perché quando si entra nella mente geniale di una persona, si impara. Hanno ribadito un principio che per me è fondamentale nella storia dell'arte. Non c'è arte maggiore e arte minore. Non c'è distinzione delle arti, c'è craftsmanship, la capacità di usare delle tecniche, dei materiali per produrre del bello che fa riflettere gli altri. Non importa se sia un quadro, non importa se sia un lampadario, un gioiello, se sia un vestito, un abito. E allora se si impara a vedere questa mostra in questo modo, si entra davvero in un universo dove sicuramente porteremo a casa molta gratitudine per Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Grazie. This is the first exhibition ever, major exhibition, on two couturiers Italian that are based in Italy, working in Italy, in Milan, but also inspired by many different cities, the grand tour of Italy, and that are showing their collection in Italy as well. And this is very special. The other very special thing is that there are two designers that are the founders of a house, and they are still alive and
creating the collection. They are still in charge of their house, the house that they have founded with this very specific vision on fashion, this very specific style. They are still in charge. Believe me, there are not many people like that in the fashion world today. All these pieces that you will discover are coming from the archives of the house, and they were shown only with images, I mean, in real fashion shows, but when you attend a fashion show, you know, it goes very fast, the model is going along the catwalk, and it goes so fast. Now you have the opportunity and the chance to see these pieces quiet, still, you know, standing in front of you, and you will be very close to these beautiful pieces, and you will be able to appreciate all the details, all the sophistication, and all the passion that all the people who have worked on them have really wanted to achieve.